L'idea è venuta naturalmente camminando lungo la Battigia e vedendo tutti questi pezzi di legno che vengono portati dal Po e si vengono a depositare sulla spiaggia. Dopo anni e anni che vengono lavorati dalle maree, dalle spiagge, dalle burrasche, io li raccolgo, riesco a vedere qualcosa in loro, tipo un viso di un drago, un viso di un cavallo. E da lì nasce l'idea di farlo. Naturalmente la prima volta mi sono trovato con una testa di cavallo praticamente grandezza naturale e da lì ho cominciato a comporre e a mettere tutti i pezzi di legno insieme. Quando ho visto alla fine, dopo un'ora e mezza di trance artistica, questo lavoro che non mi immaginavo che venisse fuori così bene, ci sono rimasto. Naturalmente l'ho fatto di nascosto. Ne ho fatti altri tre di nascosto, poi naturalmente è successo che qualcuno mi ha visto, mi ha fotografato e mi ha postato. Da lì è nato tutto questa passeggiata per andare a vedere le sculture. Ogni settimana ne facevo una, sempre per i turisti, naturalmente cercavo di dare un valore in più al territorio e così mi sono trovato a fare un museo a cielo aperto sulla spiaggia. Un museo a cielo aperto che si trova tra Lido Nazioni e Lido Volano, in tutta la camminata, diciamo, che c'è, i chilometri che ci sono tra Pineta, mare e in mezzo ci sono queste tue sculture. Il cavallo e la dedica era Varenne, storico, sì, grande campione. Sì, sì, diciamo che prima ne ho fatto uno, poi è successo che dopo 11 sculture fatte sono cominciati certi atti vandalici nei miei confronti. Sia turisti, compreso anche i carabinieri, hanno detto di insistere per vedere se si riusciva a trovare questi vandali. Non è successo, però diciamo che giornalisti si sono interessati, e in questo momento anche voi, e questo ha fatto in modo e maniera di dare un ulteriore modo di vedere l'arte, perché vandalizzata così e invece le persone normali dicevano di insistere. Io ho continuato fino a quando sono stato invitato qua a Pomposa a metterle, cercando, cioè mi hanno assicurato che non sarebbero più state vandalizzate, e questo è successo.